L'abbiamo inseguita, ma davvero per anni, però stavolta ce l'abbiamo fatta ad averla qui a Acapulco on the Beach, a dimostrazione che qui a Acapulco non si parla solo di sport, come nella tradizione, ma si parla anche di attualità, cultura, spettacolo, cinema, come in questo caso, perché abbiamo un'attrice poliedrica, anche teatrale, come Tiziana Di Tonno, una figura che gli appassionati pescaresi del cinema, del teatro, ma anche del divertimento, hanno imparato negli anni a conoscere, e ora ve la facciamo conoscere anche qui a Acapulco on the Beach. Cosa fa oggi Tiziana Di Tonno? Perché questa è la prima domanda che faccio spesso agli ospiti. In realtà Tiziana Di Tonno fa tante cose, allora vogliamo che sia tu a sintetizzare, così noi non sbagliamo. Cosa fa Tiziana Di Tonno? Beh, insomma, posso dire anche la data? Siamo oggi al 9 agosto. Avrei dovuto già assopire la mia adrenalina e metterla lì da parte. Perché il primo agosto avrei dovuto avere lo spettacolo al porto turistico di Che Donna Sei, con la regia di Massimiliano Elia, che è l'ultimo lavoro a cui sto lavorando e realizzando appunto una tournée. Purtroppo c'è stato questo grande incidente, evento che ha un po' condizionato tutta la città di Pescara, per cui abbiamo rimandato lo spettacolo al 17 agosto. Allora, intanto Tiziana, l'evento, purtroppo, per chi non lo sapesse, è quell'incendio terribile che ha devastato parte della pineta d'Avalos d'Annunziana di Pescara. Noi stiamo registrando il 9 agosto e quindi poi la puntata andrà in onda nei prossimi giorni. In ogni caso ti facciamo l'in bocca al lupo, a prescindere da tutto, perché quella era una data e sarà una data importante in un'estate che per te è piuttosto importante, no? Un'estate in cui stai lavorando, come si dice in gergo, però comunque è giusto così. Sto lavorando sodo, anche perché ci stiamo muovendo per altre piazze, per altre situazioni, anche invernali, autunnali, Covid permettendo. Quindi abbiamo lavorato tutta questa primavera. È uno spettacolo impegnativo dove ci sono 21 personaggi che interagiscono con 6 sul palco. In pratica sono 6 personaggi dal vivo che io rappresento e altri 15 con cui io mi interfaccerò. L'hai detto tu, il periodo Covid, perché qualcuno dice post-Covid, mi piacerebbe poterlo dire, ma in realtà è un periodo Covid e ci stiamo ancora dentro, ha penalizzato tantissimo il mondo dello spettacolo, della cultura, dell'arte, cioè il tuo mondo. Ha penalizzato tantissimo, noi siamo stati fermi praticamente, sono 2 anni che siamo fermi, però questo periodo mi ha anche fatto riflettere molto, ho pensato molto e riappropriandomi anche un po' del mio tempo ho avuto modo anche di creare un personaggio che mi ha consentito poi di costruire questo impianto teatrale. Fondamentalmente sono partita da uno scherzo sui social con un personaggio che ha nome Tatiana e che poi ha cominciato ad avere vita anche su Rete 8 con la trasmissione di Paola De Simone e Luca Pompei e Alessandro De Berardinis. Praticamente questa donna bionda che dà consigli, dispensa consigli, è un influencer un po' sui generis, che dà consigli però tutti naturali, e ha dato poi vita a tanti altri personaggi. Quindi questo periodo di riflessione è stato per me molto produttivo.
Intanto complimenti, no, per la trasmissione che stavi citando prima, di Rete 8 con degli amici, Paola De Simone, Luca Pompei, e poi c'è anche De Berardinis. E insomma, diciamo che a te le idee non sono mai mancate, no? Perché storicamente sei stata precursore di tante cose che poi hanno seguito in molti. Sì, beh, non posso non ricordare i bei tempi televisivi con altri due colleghi a me molto cari, parlo di Marco Bava e Vincenzo Olivieri. E con loro ho veramente attraversato un periodo d'oro della televisione, della emittente privata, no? Regionale. Abbiamo veramente lì costruito uno spazio televisivo comico, cabarettistico, che era un po' lo specchio dei personaggi della società che ci circonda, un po' anche quello che accade nel mio spettacolo. E sono nati anche lì diversi personaggi che poi mi sono portata dietro nel tempo, che io poi ho ridato vita attraverso le mie pièce teatrali. C'è qualche personaggio a cui sei più legata, no? Perché mentre io ti faccio la domanda, ripenso a tante cose viste e vissute anche insieme a voi e rido spontaneamente. Ce n'è qualcuno in particolare? Guarda, qualcuno in particolare, io sono molto affezionata a due personaggi, che era la Gianna Schizzi, che era la psicologa, che si interfacciava con... Sei vestita un po' da psicologa oggi, effettivamente, camicia bianca, tailleur nero. Hai scelto anche una delle giornate più calde dell'estate per farmi intervista, Paolo Sinibaldi. stavo dicendo la Gianna Schizzi, che è nata veramente così spontaneamente mentre si parlava con il professore che era Vincenzo Olivieri e che era un po' il contraltare con questo professore, che era dominante, questa Gianna Schizzi, e il professore subiva l'isteria invece di una psicologa che doveva guarire le isterie degli altri, ma fondamentalmente era la sua l'isteria mai guarita. E poi, i tre dei Savoia, a me sono simpatici proprio tutti e tre, io li adoro, quando li rivedo. No, che c'era Marco Papa che parlava del protocollo, il protocollo. Il voto, perché non è la R francese, ma è la V, perché noi parliamo così, perché sono nobili decaduti, ecco. Marina di Savoia, ero io, e poi c'era Re Vittorio Emanuele Manu, e poi c'era il figlio Filiberto. Beh, insomma, è stato un bel periodo quello. Diciamolo subito, per chi ci sta ascoltando e vedendo, in realtà fare il comico non è facile, nel senso che tu devi interpretare, devi capire e devi studiare in qualche modo la società, in qualche modo sei anche una sorta di sociologo davvero, no? Di quello che accade, e a maggior ragione in questo periodo risulta, se vogliamo, anche un ruolo molto importante, anche chi fa satira. Sì, è vero, io ho avuto sempre questa attenta osservazione delle situazioni, dei personaggi, ma delle persone che poi ho trasformato in personaggi. A me interessa molto la gestualità, interessa molto la voce, il modo di camminare. Io osservo molto questi dettagli, questi particolari, e da lì poi ne faccio un personaggio. Magari colgo qualche particolare, qualche caratteristica di uno o dell'altro, li metto insieme, li mescolo, introietto tutto e poi ne faccio un personaggio mio. Che poi, tra l'altro, appena pochi anni fa, non sono passati più di 5 o 6 anni, non vorrei dire una data sbagliata, voi come trio avete riproposto uno spettacolo al Teatro d'Annunzio con PES. No, c'ero anch'io, un piccolo ruolo davvero molto divertente, vi ringrazio per aver pensato a me, che è stata una delle cose più belle che io ho visto dal dietro le quinte, perché voi creavate gli sketch parlando tra di voi, non studiavate nemmeno, vi uscivano spontanee le battute. Sì, infatti la differenza con gli altri spettacoli teatrali, perché io vengo dal teatro di prosa, dal teatro anche di ricerca, perché non ho mai smesso di studiare, continuo a studiare. Nel frattempo io ho incrociato nella mia vita questi due ragazzi che mi hanno proprio risucchiata dentro la loro comicità. E con loro si è proprio lavorati come si lavorava ai tempi di Goldoni, con il canovaccio.
e tutto ciò che noi abbiamo realizzato sul palco dei vari spettacoli che abbiamo fatto insieme sono stati, diciamo, l'80% improvvisati sul palco, perché avevamo soltanto uno schema, un canovaccio, poi si improvvisava tutto. Loro si guardavano in faccia e incredibilmente nel dietro le quinte, senza nessuna telecamera, nessuno spettatore, improvvisavano il vero spettacolo che poi, limato nei particolari, andava sul palco. Ci facciamo la passeggiatina intanto? Improvvisiamo, via! Ancora 5 minuti con Tiziana Di Tonno, dobbiamo improvvisare. Allora, siccome abbiamo fatto la passeggiatina, abbiamo un po' parlato di alcune cose. Mi rifai quella cosa del Covid, ti prego? Guarda, la dottoressa Barion, che rifà un po' il verso al dottor Burioni, che è qua in Italia. Ah, la dottoressa Barion dice che ha creato diversi vaccini, c'è da considerare anche le varianti, che tra l'altro adesso abbiamo variante Santa Filomena Pescara che ci si impiega 2 ore e mezza, ma va bene, lasciamo perdere. Adesso noi parliamo di variante brasiliana, parliamo di variante e di altri vaccini che abbiamo, il vaccino Moderna ad esempio, che è per giovani, abbiamo fatto formula Cicchetto, che praticamente si ingerisce prima di aperitivo cenato, è alla calata e fa effetto subito. E praticamente tu prendi quella dose lì e non hai bisogno poi di prendere seconda dose. E stai bene sia per Covid-19 che per Covid-22, hai capito? Tu mi dirai, ma come? Perché 22? Perché Covid non è finito, ingenui, un italiano, tutti ingenui italiani. Ma abbiamo anche uno scoop veramente grande, perché noi abbiamo gusto per abruzzesi, sono venuti qua in Abruzzo proprio per dire che abbiamo creato il gusto di arrosticino. Oh, preferite anche voi Tiziana Di Tonno come virologo ufficiale? Io sì, lasciamo perdere l'argomento perché lo vogliamo rendere un pochettino leggero, è molto difficile la situazione. Finora abbiamo visto la Tiziana Di Tonno molto molto divertente, molto spontanea, capace di improvvisare, di fare anche sorridere su temi pesanti, importanti, questa è anche satira per certi versi, però Tiziana Di Tonno ricorderà senz'altro anche le sue pagine drammatiche, no? Perché tu sei stata capace anche di far riflettere nei tuoi spettacoli. Di far piangere pure. Anche di far piangere. Nel senso che io ho visto quello di Auschwitz. Bene, bene, bene. Quella è stata una produzione, una delle prime produzioni importanti con l'Orchestra Femminile del Mediterraneo, direttrice Antonella De Angelis, ed è stata una produzione molto bella perché abbiamo girato innanzitutto l'Italia, da Milano alle Puglie, dalla Lombardia alle Puglie, e abbiamo fatto diverse repliche qui in Abruzzo per le scuole, per i ragazzi, dove abbiamo avuto un'attenzione meravigliosa. Abbiamo veramente creato un'atmosfera per gli adolescenti dove non ci aspettavamo nessuno tanta attenzione, sono stati dei ragazzi attenti che hanno seguito veramente con grande sensibilità pagine della nostra storia drammatica. Dopo Auschwitz c'è stata un'altra produzione che era sulla emigrazione con Sabanglana, un altro testo molto bello scritto da Roberto Melchiorre, e un'altra produzione sempre con l'Orchestra Femminile del Mediterraneo è stata Snaturate, che parlava delle donne rinchiuse nei manicomi dopo la legge Basaglia. Ti faccio solo un'altra domanda, ma perché il tempo è scaduto. Sai che in questi casi, quando si parla di artisti locali che sono molto conosciuti qui sul territorio, si dice però che cosa ti è mancato per avere una ribalta nazionale? Nel caso di Tiziana Di Tonno questa domanda non è plausibile, perché Tiziana ha lavorato anche con i grandi, posso dire questo termine, broadcaster nazionali, da Sky in giù. Sei riuscita ad abbattere questo muro dell'abruzzesità? Sì, 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 vabbè, ho girato anche 4 film e quindi diciamo che ho un po' completato l'esperienza artistica. La parabola insomma l'ho chiusa, sia per quanto riguarda il genere comico che drammatico e anche cinematografico e televisivo. Cioè adesso che cosa vuoi fare? Bah. Adesso fa la virologa Tiziana Di Tonno. Grazie Tiziana, gentilissima. Grazie a te, Paolo.
Grazie. Tiziana Di Tonno è un'attrice bravissima, ma attenzione, di attrici brave ce ne sono tante, ma trovare un'attrice che sia in grado di far ridere, far riflettere, approfondire i temi, recitare toni drammatici, toni comici e toni di ogni genere è davvero cosa difficile. Beh, crediamo che Tiziana Di Tonno sia un po' tutto questo.